Ciao ragazze, buonasera, nuovo video. Stasera volevo parlare un po' con voi delle mie palette Too Faced Cosmetics. Non sono tantissime, però sono quattro chiacchiere. Parliamo di quello che mi piace, di quelle che mi piacciono di più, anche se in realtà mi piacciono tutte quante. Le palette di Too Faced le vorrei tutte. Niente, questa è un po' la mia collezione di Too Faced, poi farò degli altri video magari anche sui rossetti che preferisco, insomma, quello che è. Allora, la prima palettina di cui vi voglio parlare è questa qui, ed è la prima palette di Too Faced che io ho mai comprato. Non ne avevo mai avuta una. Eccola qui. L'avevo comprata sul sito, notare la scatoletta tutta sminchia che, vabbè. L'avevo comprata sul sito di Sephora e me l'ero fatta arrivare direttamente da loro e, come vedrete, è ridotta malissimo, guardate, senza fare danni. Ecco qua, ci sono buchi, cose, questa ciolla è saltato via un pezzo, una tragedia. E la cosa carina è che sotto aveva anche un rossettino, questo qui, e due blush. Io la uso ancora questa palette, tra l'altro. Era il periodo nel quale non mi avevano ancora regalato la Naked, infatti vedete che il colore chiaro e il marrone sono i colori che sono usati di più, perché erano quelli con cui facevo i look nude e quant'altro. Anche il rosa è molto carino, tra l'altro secondo me assomiglia un po' a un colore che c'è, vedete, questo qui, ha un colore che c'è anche nella, non mi ricordo se nella semi sweet o nella sweet chocolate bar, comunque poi la vediamo, nella chocolate bar, comunque poi lo vediamo, ed è questo qui. E mi piace tantissimo perché illumina un sacco, vedete? Alla fine dà un sacco di luce. Sì, ho fatto anche degli altri swatch prima di cominciare il video, perché ho swatchato una palettina che mi è arrivata oggi, non vi dico qual è, di cui parleremo venerdì, perché farò il solito video degli arrivi AliExpress. Se mi è arrivata solo quella, va bene, parlerò solo di quella, se no. E niente, questa è la palettina. Ho usato pochissimo il grigio, perché quando mi è arrivata questa palette, che ormai penso che siano tipo 3-4 anni fa, io usavo pochissimo il grigio, invece adesso ho imparato comunque ad utilizzarlo e mi piace molto di più. E tra l'altro, allora, se non erro, questo qui, che dove questo colore qui è un bronzer, rimane un po' chiaro, però secondo me quando non siete abbronzate, io ho ancora un po' di abbronzatura, spero che mi duri ancora un po', perché sinceramente di tornare al biancume non è che c'ho tutta sta voglia. È carino, nel senso che vi dà un po' di colore senza necessariamente. E niente, non so se c'è ancora in assortimento da Sephora. Non costava neanche tantissimo, però mi piaceva e mi piace ancora, però vabbè, ovviamente ne faccio un po' girare perché è compattina, è piccolina, qua fa lo scatto, quindi vedete che non scende più quel pezzo lì, e voi ve la infilate in borsa per un ritocco veloce. Infatti pensavo di farmi magari una bustina, un biutino da tenere in borsa in ufficio, però così magari se mi capita di aver bisogno di un ritocco veloce c'è questa, tanto voglio dire, ne ho altre a casa che posso utilizzare. E sì, la scatola è tutta un po' smangiucchiata, però io l'ho tenuta lo stesso perché sono affezionata. Poco dopo aver comprato quella, quando ho cominciato a essere pazzamente posseduta dal sacro fuoco del make up, e lì è stata la fine per non solo per lo spazio a casa, ma anche per la mia carta di credito, ho comprato questa, che è The Return of Sex, c'è ancora, questa forse anche lei ha un 3 anni, e questa qui è stata la prima palettina dove io ho visto che aveva le look card qui dietro lo specchio, ed è una palette che mi piace tanto. Tra l'altro ho visto che molte ragazze hanno postato delle palettine di Make Revolution che pare siano la dupe di questa, ne hanno fatte diverse. Questa aveva dentro la matitozza qua, di qui c'è la punta, di qui c'è lo sfumino. Io non l'ho usata molto, non che mi dispiaccia, però è un po' morbidina, e a me in certi periodi dell'anno gli occhi lacrimano parecchio, quindi cioè, alla fine mi ritrovavo, cioè, panda e così. E i colori sono questi qui, a me piace un sacco e la uso spesso, soprattutto la parte coi viola mi piace tantissimo, e mi è piaciuto tantissimo questa parte qui con questi colori anche luminosi, comunque che fanno un bel make up. Forse E poi dalla parte, questa qui, dove ci sono i grigi, c'è questo colore bellissimo, che è un nocciola scimmerino, che è veramente un bellissimo colore, che vi dà un sacco di luce. E in generale è una palette che mi piace, anche i colori questi qui più chiari, ecco qua, io questi sono, partendo da sinistra, sono molto pigmentati, che uno, cioè, non lo direbbe mai, perché colori chiari. E comunque è questa qui. Tutte le palette di Too Faced che ho mi piacciono tantissimo, magari non le uso tutti i giorni. Questa qui, eccolo qui, ta-ta! Potevo fare un video senza gatto? I miei gatti sono sempre presenti. Magari non la uso proprio tutti i giorni, è più facile che magari questa qui la usi in inverno, perché paradossalmente a me piace tanto fare dei look shimmer durante l'estate, però mi rendo anche conto che d'inverno spesso e volentieri un po' che il colorito ritorna a quello che è, che io sono bianchissimo, raga, qua forse non ve ne rendete conto perché sono ancora un po' bronzata, ma io sono molto più bianca rispetto a quello che vedete, e quindi mi piace sugli occhi magari avere dei colori che mi illuminano un po' lo sguardo e mi danno ting! Un effetto un pochino più vivo, perché sennò sembro sempre un cadavere. E d'inverno io poi assumo quest'area un po' emaciatina, ve ne accorgerete tra qualche mese, e quindi mi piace anche fare dei look con questa palettina qui. Questo colore è molto bello, vedete, molto luminoso. Poi c'è questo viola che ha anche un po' di buco, che è bellissimo perché è una tonalità di viola luminosissima, cioè molto luminosa pur essendo scura, e quindi comunque vi fate anche un bello smoky però luminoso. Questa parte qui io l'ho usata principalmente durante se dovevo uscire, piuttosto che la sera, magari se butto giù sta matita. Questa qui l'ho usata un pochino più da giorno, e questa anche, e qui già, come vedete, avevo già cominciato a usare un pochino più i grigi, anche se in realtà questo colore qui l'ho usato pochissimo perché è veramente scuro, e solo negli ultimi anni io ho cominciato a usare i colori scuri nell'angolo esterno della palpebra, perché ho imparato un po' meglio quello che era tutta la sfumatura, perché quando ho cominciato a toccarmi seriamente, nel senso che io ho cominciato a toccarmi che avevo 15 anni, però a prendere sul serio questa cosa del make up, e da lì è nato poi tutto questo hobby, sono un po' di anni, e con l'andare del tempo ho cercato di specializzarmi sempre di più. Un altro colore bellissimo di questa palette, che secondo me viene sottovalutato, è questo nero che ha dentro dei glitterini. Vediamo se, eccolo qua. Cioè, io trovo che sia un colore bellissimo, cioè anche solo che voi ci mettete questo qui su tutta la palpebra mobile, questo qui nella piega per fare un po' di colore di transizione, e questo lo sfumate e fate un bel colore, un bel trucco sfumato, un po' di farfalla. Secondo me è un look bellissimo, che pur essendo scuro rimane luminoso, perché ci sono tutte queste micro perlescenzine che vi danno luce. E niente, questa palette è ancora in assortimento da Sephora, se non erro. Io non mi ricordo quanto l'avevo pagata, perché ormai l'ho comprata anche lei 3, 4, 5 anni fa, non mi ricordo, 3 anni fa di sicuro, di più non lo so, però insomma qua ci sono tutti i colorini, ecco qua, vediamo se riesco a farvi vedere. Insomma, a me piace un sacco di questa. Tra l'altro la scatola non ce l'ho più, perché a un certo punto mi era preso lo sclero che non avevo più spazio, ho detto Dio, devo disfarmi delle scatole. Poi in realtà di alcune palette della Too Faced poi le scatole le tengo, cioè questa qui più che altro è un fattore affettivo, perché stavo guardando che stranamente ancora nessuno mi è saltato addosso, ma ho provveduto a premiare le feste con le crocchine, perché è stata la prima che mi sono comprata. Questa qui effettivamente è già un po' ingombrantina di suo, e quindi ho ben pensato di eliminarla. Poi un'altra palettina di questa invece ho la scatola, è questa, la Pretty Rebel, che io credo sia uscita tipo l'anno scorso, sì, perché io sono 2 anni col blog. È questa qua, questa qui. Allora, questa palette ha una storia infinita, nel senso che io l'avevo vista vabbè, su alcuni video di youtuber, ovviamente dentro anche le sue tesserine, perché qui poi hanno cominciato a fare il pieghevole, no? Vedete? Io l'avevo vista su diversi video di youtuber che seguo, e in generale io butto sempre un occhio al sito di Sephora. Devo dire la sincera verità, loro non mi soddisfano sempre, nel senso che forse io ho un'idea sbagliata, apro chiuso una parentesi, io forse ho un'idea sbagliata di quello che è il customer service, perché io ho fatto l'assistente marketing tanti anni per un editore, E ho fatto l'assistente marketing, ho fatto la segretaria di redazione, ho scritto tanti anni e per noi il focus era quello che i nostri clienti fossero contentissimi, perciò se loro spendevano un tot, qualunque tot spendessero, comunque da noi avevano un riscontro. Io ero bijou, io sono andata da Sephora a cercare questa palettina e non ce l'avevano. Sul sito c'era ancora, sembrava che non fosse sold out, poi era sold out, insomma io poi non l'ho comprata lì, però comunque sono palettine che costano, cioè voglio dire, adesso una chocolate bar piuttosto che una sugar pop, comunque una chocolate bar costa sicuramente sui 40 euro, 40-45, quello che è. Una sugar pop comunque ne costa un po' meno, non è che uno ha la pretesa, però se io vengo da te e spendo 40 euro per comprarmi una palette che comunque non è il pane, cioè io non è che stasera finito il video, ciò che adesso buttiamo giù tutto perché la principessina pelosina sta passeggiando, non è che io ho finito il video me la metto tra due fette di pane e me la mangio questa cosa qui, capito? Vuol dire che io ho piacere a venire da te a spendere dei soldi, tra l'altro sei l'unica che me li vende in Italia perché disgraziatamente è l'unico che ce l'ha. Io tutto sommato, cioè, l'avrei comprata anche da loro perché avrei avuto piacere magari a chiedere dei campioncini. Io da Sephora non ho ricevuto mai una mazza, cioè addirittura al mio scorso compleanno neanche la cartolina degli auguri è arrivata, perciò io stupidamente non sono andata a prendermi il regalino che comunque vabbè, io avevo chiesto se questa qui sarebbe tornata in assortimento, loro mi hanno tirato un po' per le lunghe, sì no, alla fine io l'ho comprata su Beauty Bay. Questo per dire che io ho scritto su Beauty Bay chiedendo quante ne avevano, se potevano aspettare, perché io comunque avrei avuto, mi ero data un budget, avevo deciso di comprarla entro una tal data e quella doveva essere. Mi hanno risposto dall'Inghilterra, mi hanno detto che ce l'avevano, mi hanno detto quante ne avevano, che a magazzino comunque lo stock era completo e che se quando io ero pronta potevo ordinarla, tant'è che io l'ho ordinata da loro, l'ho ordinata con una spedizione non tracciabile e nel giro di 10 giorni ce l'ho avuta sulla scrivania. Oh, come la Befana mi ha lasciato la calzetta ed è arrivata questa qui. Questa è stata una palette desideratissima, a me piaceva da morire, poi io mi ci ritrovo un po', perché io sono un po' una rockettara, io ascolto tutti i tipi di musica, però il rock è quello che mi dà più energia. E quando io ho visto questa palettina che ha, vabbè, la scatolina è fatta come la palette, qua poi dietro ci sono tutti i colorini, insomma mi è piaciuta un sacco e ho ben pensato di, cioè la volevo assolutamente, tant'è che mio marito, che è un angelo del paradiso, mi ha detto senti, ordinala, cioè ordinala subito, perché se poi esci dall'assortimento anche da lì, cioè tu rimani senza, perché io vedevo che tutti se la compravano, io stavo aspettando che Sephora mi dicesse se li assortivano, se arrivava, e mi dicevano tieni d'occhio il sito, tieni d'occhio il sito. Io sul sito ci posso anche tenere d'occhio, però non è che posso stare attaccata al sito di Sephora una giornata intera, voglio dire. E anche lì vuoi premiarla la fedeltà delle persone, cioè lo vedi che comunque io compro. Se non vengo a comprare 500 euro di roba per volta, però magari una volta al mese sono lì, fatti venire magari il dubbio e dimmi guarda ti avvertiamo, non lo so, qualunque cosa, niente, cioè alla fine comprare all'estero, tanti saluti. Comunque, polemica finita, che stasera sono una rottura di palle. I colori sono questi. Allora, premesso che a me piacciono tutti, ci sono questi due colori matte, questi qui, e mi piace delle palette Too Faced che spesso ci sono dei colori matte dentro, questi due qui. Poi c'è questo colore, allora, setosissimo, che è un duochrome bellissimo, cioè è un verde che ha dentro un marrone rossiccio, non so se si vede perché la luce è un po' lo schifo. Cioè io questo ombretto a volte quando non ho seriamente voglia di truccarmi me lo metto su, vedete? Cioè è qualcosa di meraviglioso. E quando io non ho voglia di look complicati, perché mi pulisco una salviettina, quando non ho voglia di look complicati io prendo questo colore, me lo stendo sulla palpebra, lo lascio leggermente più tenue sul centro al centro dell'occhio, lo sfumo bene, nella piega dell'occhio ne aggiungo un po' e proprio perché è un duochrome io riesco ad avere un look bellissimo con un ombretto, ci metto il mascara e ho finito. Ed è un colore che durante l'inverno e la primavera io lo uso molto perché nonostante tutto è molto luminoso. Poi bellissimo è questo oro qui, che è un po' un oro antico, stupendo anche Jailbird, che è questo argento, sono due colori bellissimi che io ho usato tantissimo, sono un po' festivi però comunque si usano. Questo qui che è Ringo Leather, questo, che guardate che meraviglia anche lui, insomma sono tutti bellissimi. È una palette stupenda e io sono veramente tanto tanto felice di essere riuscita ad averla, perché comunque, per dire, io non uso molto i blu, però guardate questo blu che meraviglia che è, cioè soprattutto quest'anno che Christian Dior, Chanel hanno buttato fuori i blu, cioè io benedico il giorno che ho deciso di andarmela a comprare all'estero, perché in Italia non l'avrei mai più trovata, perché al di là di queste, al di fuori di molte palette della Too Faced, questa non è rimasta in permanente, perciò non l'avrei trovata più da nessuna parte, e sono colori stupendi. Ora, io capisco che magari è un colore, le dita un po' così, un colore un po' complicato, ma anche questo fucsia non spara troppo, non è il fucsia delle Electric. Voi ve lo mettete anche solo per un punto luce nella parte interna, nell'attaccatura dell'occhio, quando voi fate un trucco con dei marroni, secondo me veramente fate un trucco bellissimo. Comunque questa è la palettina, super compatta, anche lei magnetica come siamo abituati. Niente, questo è il dietro, bellissima, io sono super felice e ogni volta che la vedo mi innamoro, perché comunque è stato amore, è ancora amore, sarà sempre amore. Io ringrazio Dio, ribadisco, che sono andata a comprarmela e non ho aspettato che qualcuno mi dicesse "oh bella, guarda che è tornata in assortimento", perché non sarebbe mai più tornata. E comunque poi è andata fuori assortimento anche su Beauty Bay, perché poi ovviamente la gente che fa va e compra altrove. Comunque, a parte questo, poi ci sono degli arrivi di quest'anno, non perché io nel mentre non abbia comprato nient'altro, ma perché mi sono dedicata poi a altre cose, perché non c'erano magari cose in assortimento, oppure volevo provare altre marche, e quest'anno è arrivata questa. Questa è la mia Sugar Pop, l'avete vista nella palette, forse me la sono portata anche in vacanza e l'ho messa nel video delle palette che mi sono portata in vacanza. E questa qui con la confezione in latta, con questi colorini qui. Di questa non vi faccio una sciorinata pazzesca, perché ne abbiamo parlato, voi sapete che questo colore io fatico un pochino ad usarlo, però comunque li sto usando tutti. Anche qua c'è questo blu viola meraviglioso che è utilizzabilissimo. Questo colore qui quest'estate l'ho usato tanto, mi è piaciuto un sacco, ed è uno di quei colori che metto sempre volentieri. Mettevo questo con questo marrone di fianco, questo nella parte sotto le sopracciglia, e avevo un trucco che lo facevo in 30 secondi, ma generalmente io, cioè a meno che non debba fare una roba proprio elaborata, che allora lì, cioè che metto il primer per il viso, poi ci metto il fondotinta, poi ci metto la cipria, prima ci metto il correttore, poi metto il primer per gli occhi, cioè io nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti sono truccata, ma proprio 20 minuti proprio quando la fantasia è a zero, devo stare lì a pensare oddio cosa faccio, perché se no. Comunque questa è la palettina, mi piace un sacco, poi a me piace che sia di latta, la scatola adorabile, questa sicuramente è una scatola che io terrò. Tempo fa sul gruppo WhatsApp The Beauty Room con le mie amiche make up, anche loro, tra le quali ci sono Carmela Passerino e Erika delle Fatine del Trucco, che sono quelle con le quali faccio video in collaborazione. Abbiamo parlato se tenevamo le scatole, ci siamo chieste se le scatole delle palette le tenevamo. Io ho detto guardate, quelle delle Too Faced spesso e volentieri io le tengo, perché sono belle, sono proprio belle da vedere, e cioè è qualcosa di super goloso. Io quando è uscito il comunicato stampa e l'ho visto su Beauty Idea, cioè sono andata fuori di testa e la volevo a tutti i costi. Poi sembrava che questa palette non dovesse mai arrivare in Italia, io sono andata in crisi nera. Alla fine un giorno per caso sono andata sul sito di Sephora a farmi il solito giro, perché io comunque una volta alla settimana ci vado, poi mi sta un po' sulle palle la loro politica, ma non sono l'unica, che il customer service non esiste. Cioè io mi vedo arrivare, quando vado da Sephora in negozio, 2 giorni dopo arriva il questionario online dove ti chiedono se ti sei trovato bene. Io non posso dire che mi trovo male, perché comunque le commesse sono carine, tolto il fatto che se io entro in Vittorio Emanuele e faccio il negozio dall'entrata di Vittorio Emanuele a dietro, che è via dei mercanti, insomma quello di si passa, non mi ricordo, comunque il negozio di Milano di via Vittorio Emanuele parte da via Vittorio Emanuele, tu lo attraversi tutto e esci dietro i portici. Ci saranno 6 commesse almeno, e tutte 6 mi chiedono tutte quante, prima o poi. Hai bisogno? Hai bisogno? Io ti ringrazio, se ho bisogno ti chiedo, per me sono gentilissime. L'unica cosa sulla quale ho da ridire è il fatto che i campioncini sono sempre a zero, che tu spendi, devi spendere 150-200 euro perché magari si fanno venire, accendono la lampadina e dicono ma magari gli diamo qualcosa in più questa qui. Comunque i passaggi in cassa che con la tessera fai li vedi, dici cazzo, quantomeno una persona che ti spende una volta al mese anche soltanto 50-100 euro, magari diamoglielo un campioncino della Too Faced, diamogli un mini mascara che magari se lo prova, no? Niente, vabbè, ma è un discorso vecchio, lungo, che abbiamo affrontato in tutte le salse, purtroppo in America è totalmente diverso, là il cliente sta qui, noi siamo qui e forse ancora meno, ma vabbè, allora hanno la fortuna che Too Faced, Urban Decay, Nars e ce ne sono tante altre, ce le hanno solo loro, per Minerals no, potete comprarvelo su QVC, però su certe cose, non, cioè, vincono loro a prescindere, perciò va bene così. Io ci vado quando devo comprare queste cose qui perché comunque vabbè, questa è un nuovo arrivo anche lui, è arrivato prima delle vacanze, palette che amo follemente, poi io sono una donna del cioccolato al latte, per via della dieta non mangio il cioccolato, se proprio mi devo concedere mangio il cioccolato fondente perché è l'unico che quando sei a dieta lo vuoi mangiare, però ragazze questa palette è un qualcosa che io, cioè, non ce la posso fare. Io a volte sono a casa e anche solo per, cioè, il piacere di annusarla è una cosa che non, cioè, farò una review sicuramente. I colori sono questi qui e questo qui che è Pink Sugar, è un colore rosa che secondo me assomiglia leggermente a quello dell'altra palette, la prima che io vi ho fatto vedere, è molto più chiaro e glitterato, però comunque. Allora, questa palette mi piace tutta. Allora, mi piace innanzitutto la selezione dei colori, mi piace che ci siano sia tonalità matte che tonalità shimmer, questo colore che si chiama Butter Pecan, mi piace molto perché è un chiaro illuminante, però non è troppo glitterato ed è una cosa che a me i colori con troppi brillini che poi mi crollano non piace. E questo qui invece rimane più... il primo in alto, questo qui che è Coconut Cream, rimane più opaco, è opaco, sempre luminosissimo. Un altro colore che adoro è questo qui, Peanut Butter, questo che io uso spesso nella piega dell'occhio e mi piace da morire ed è bellissimo anche su tutta la palpebra. Mi piace Nougat, che è questo qui, questo che è un colore molto chiaro, è molto delicato, però se voi lo mettete su tutta la palpebra, poi magari nell'angolo interno ci mettete un po' di Pink Sugar o un po' di questo, vi fanno comunque un look luminoso, poi ci mettete un marrone e lì veramente number one, ragazzi, cioè. Poi c'è Licorice, che è un bellissimo nero, è un nero matte, io un nero matte così, cioè, non ce l'ho mai avuto ed è un colore che veramente, cioè, mi fa impazzire. Allora, questo qui è un colore molto bello, si chiama Blueberry Swirl, ed è, vabbè, questo. Allora, sul dito rende un po' di più, devo dire la sincera verità che quando rimane sull'occhio rende un po' meno, infatti vedete, guardate, qui c'era Licorice e qui c'era quel blu lì, è rimasto il marrone che c'era sotto prima. Rende un pochino meno sugli occhi, però è un colore che comunque... non ve lo so neanche raccontare. Insomma, mi piace tutta questa palette, io l'ho voluta, stravoluta, ce l'ho da un mese e mezzo, perciò non è che ho avuto occasione, sì, la sto usando tanto, è una di quelle palette che uso, me la sono portata in vacanza appositamente per testarla e l'ho usata tanto. Non è ancora pronta per la review, ma presto ve la faccio. E l'ultima, perché le ho messe in ordine cronologico, è questa qui. Questa l'avete vista nel video degli acquisti, io finalmente l'ho usata, ho cominciato a usarla all'inizio, non mi ricordo se, non l'inizio della settimana scorsa, forse metà della settimana o addirittura nel weekend, infatti, vabbè, come potrete vedere è ancora piuttosto intatta. Questa è una palette della Madonna, cioè al di là del colore, del profumo che ve la mangereste, io so che la mia amica Ale, ciao Ape, ce l'ha anche lei da ieri sera, perché ha ricevuto questo regalo bellissimo che si merita, perché veramente, cioè, oltre ad essere una super mega appassionata di make up come me, e sta dandomi tutto il supporto possibile e immaginabile, cioè una che io pubblico un video e lei appena un secondo se lo va a vedere perché vuole assolutamente supportarmi, mi dà comunque consigli, è una super make upara come me e ci capiamo al volo, e secondo me una palette così, cioè veramente, la vende anche AliExpress, io sono tentata di prenderla anche lì e poi farmi una comparativa. Comunque questi sono i colori, è bellissima, è una palette meravigliosa. Io non ho ancora usato tutti i colori, però tipo questo qui che è Marzipan, questo è una roba che veramente, cioè, non se ne può fare a meno. Ho usato questo che è Cherry Cordial, che è un bellissimo borgogna, stupendo, con dei micro glitterini, amaretto, è un colore bellissimo. Questo qui, aiuto, un po' difficile da tenere, vedete, guardate che meraviglioso colore. E poi che altri colori, vabbè, questo qui è Salted Caramel, che non ho ancora neanche usato. Questo qui è Gilded Ganache, che neanche lei l'ha usato, neanche lui l'ha usato. Però per esempio, cos'è che vi volevo far vedere? Ok, Black Forest Truffle, che è questo qui, è un marrone con dei glitterini, guardate che roba, cioè sembra, non so se avete presente, ci sono dei tipi di cioccolato che hanno lo zucchero in superficie, cioè si sentono proprio i granellini quando il cioccolato è molto grezzo, ecco. E anche questo che è Candied Violet, che è questo viola, guardate, fantastico, cioè non ce n'è, è una palette fantastica che io amo, e forse di tutte quelle che ho, queste qui al cioccolato sono quelle che mi conquistano il cuore un po', perché probabilmente, Madonna, guarda, io vorrei che YouTube ci desse la possibilità di snasare le palette in diretta, perché insomma, così, forse perché sono arrivata in un periodo in cui io comunque sono limitata nei dolci, io sono una golosona, a me piacciono, mi piace la cioccolata tantissimo, adoro il tiramisù, la panna cotta, cioè tutti questi dolci qui a me fanno impazzire, e quindi forse per questo queste due palette qui io le sto amando alla follia e sono tantissimo felicissima di averle tutte e due, perché vabbè, secondo me, cioè per me è un po' una soddisfazione, poi mi piace proprio averle, mi piace toccarle, mi piace farmi questi snasoni pazzeschi, sono drogata, aiuto, non uscirò mai più da questo tunnel. In generale io le mie palette Too Faced le amo tutte, perché sono una persona creativa e quindi amo i packaging, mi piacciono i colori, nessuna palette mi ha mai deluso o posso dire che non mi sia piaciuta. Costano, hanno un costo anche abbastanza alto, perché comunque ora io non mi ricordo più se costa 40 o 45, comunque ha un costo, però ovviamente c'è un packaging molto bello, i colori sono stupendi, a me non è mai capitato, cioè io questa palette qui ce l'avrò da 3 anni, ora io non mi ricordo che PAO ha, perché probabilmente il pezzo di scatola dove c'era il PAO è andato, ahimè, purtroppo perduto, però non mi sono mai andate male, non mi creano problemi, non ho fallout, insomma sono affidabili, è un brand bellissimo, studiato nel packaging, studiato nel prodotto, sono bravi, e io 40 euro per una palette così gliele do anche se ce le ho, ovviamente se non ce le ho, ciao, arrivederci, grazie. L'avrei comprata anche ovviamente su AliExpress, ma sempre per il solito discorso che io non ci metto la mano sul fuoco che le palette di AliExpress non sono reali, ma sono fake, perché purtroppo non ho la matematica certezza di che cosa viene prodotto veramente dove dovrebbe essere prodotto, che cosa viene prodotto in Cina, ma questa è una mia idea comunque. E niente, questa è la mia collezioncina di palettine della Too Faced. Fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi che cosa avete in più, perché sicuramente ne avete in più, perché vabbè, comunque non sono tante, non so, lasciatemi un commentino se vi è piaciuto il video. Io pensavo di fare anche un video sulle Urban Decay, anche se sono nettamente meno, perché Io che sono un amante del packaging, con queste qui ci vado a nozze. E pensavo di fare comunque dei video tematici sulle mie palette preferite, su che cosa uso di più, sulle varie marche che ho, sugli ombretti che mi piacciono di più di qualche delle marche che conosciamo tutte, insomma così. Fatemi sapere se è una buona idea, ci teniamo compagnia, facciamo 4 chiacchiere, parliamo di quello che ci piace, che poi è questo, e ci confrontiamo. Magari a voi qualcuno di queste palette vi è fatto schifo, invece io yuhu, cioè veramente diventerei associazionaria. Per qualunque cosa ci sono i commentini, scrivete e io vi risponderò. Se vi è piaciuto il video spolliciate, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Oggi non abbiamo avuto cinema felini pazzeschi, ma credo che con il video che sarà sicuramente andato online prima di questo, che andrà online credo domani, oggi è lunedì, voi vi renderete conto della follia. Io ringrazio tutte le nuove iscritte, sto incontrando delle belle persone che cioè comunque mi dicono che mi scoprono per caso e sto simpatica, meno male, che mi seguono, che si sono iscritte. Se non siete iscritti, come vi ho già detto, iscrivetevi, mettete mi piace, se non mettete mi piace ditemi perché e aiutatemi a diventare meglio, perché si può sempre migliorare. Io vi saluto, mando un bacio con Gatto che passa, eccolo qui il mio micione, e vi lascio al prossimo video. Ciao!